ti perdo. Sei San V. Ciao. Pasta, pizza, spaghetti. Mafia e mandolino. Benvenuti e bentornati a Vivere in Corea del Sud. Io sono Mattia e oggi vi porto a Seoul. Avete capito dove siamo? Esatto, il villaggio del nord, conosciuto come Pukjeon Hanok Village per gli stranieri. Il villaggio del nord, il villaggio Pukjeon, si trova appunto a nord e si trova molto vicino al palazzo imperiale, il Gyeongbokgung, e un altro palazzo e un altro famoso tempio, oltre che essere vicino anche a Insadong, che vi ho mostrato nei video precedenti. Se non l'avete fatto, vi invito ad andarlo a guardare. Come a Insadong, trattandosi della stessa zona dove si vuole tenere un'atmosfera tradizionale, non so se ci avete fatto caso, ma all'inizio del video c'era anche uno Starbucks e altri negozi anche con brand dalla dicitura inglese, che però hanno le insegne scritte in Hangul. Quindi se andate in questa zona è caratteristico vedere che lo Starbucks si chiama Starbucks e Baskin Robbins e tutte le altre attività appunto sono scritte in Hangul, perciò è peculiare. Da Insadong al villaggio ci vogliono circa 10-15 minuti a piedi e si può raggiungere tranquillamente a mo' di passeggiata. Inoltre, se non capite bene dove vi trovate, potete vedere qui sulla sinistra questi omini rossi che vi daranno indicazioni e anche una mappa gratuitamente. Ora io vi porterò appunto nel villaggio e alternerò delle fasi in cui vi do delle spiegazioni e altre in cui vi lascio godere l'atmosfera come se vi trovaste in prima persona sul luogo. Come potete vedere, molte donne hanno la hanbok, che è l'abito tradizionale coreano. Non si tratta di coreane, ma di anche persone asiatiche straniere, ovviamente, che vengono in questo posto turistico e affittano l'hanbok. Si può affittare qui, vedete, hanbok pammeteo, oppure rental, lo vendono oppure affittano. E quindi potete provare l'esperienza di vestirvi in modo tradizionale e andare a spasso per queste vie dove ci sono alcune abitazioni moderne, ma la maggior parte sono questi hanok, ce ne sono centinaia e centinaia, e sono costruiti seguendo l'architettura antica. Ora io non vi garantisco che siano tutti stati realizzati durante il periodo Joseon, che è finito intorno al 1897, perché comunque c'è stata la guerra, molte abitazioni sono state distrutte, però è una zona caratteristica perché effettivamente vi fa sentire un po' come se foste in un set cinematografico in una zona antica della Corea. Poi ovviamente ci sono le macchine, in molti posti c'è scritto di stare in silenzio perché comunque le famiglie ci vivono. E comunque soprattutto tra le 10-11 di mattina fino alle 6 di pomeriggio è molto affollato. Infatti, come potete vedere, è molto diverso dalle foto turistiche in cui appunto le vie sono vuote e l'atmosfera è un po' più surreale. Quindi adesso, mentre saliamo, vi lascio un po' a ascoltare l'ambiente, a vedere l'ambiente, a sentirvi immersi nel video. Mario, Mario, Mario.
Indonesia? Indonesia? E quindi, come potete vedere, ci sono molti turisti. Alcune abitazioni non sono completamente antiche, sono anche abbastanza moderne, perché comunque mi sembra di aver capito che il governo agevoli le tasse alle persone che decidono di costruire con questo aspetto, diciamo, classico antico. Però sicuramente è uno spot da visitare. Ce ne sono altri in Corea e questo è uno dei più famosi. Ci sono anche diversi coffee shop dove si possono bere tè, alcuni posti in cui si possono fare attività come, non so, la ceramica, quindi vi invito ad andarci. Mentre vi lascio con le ultime immagini, vi invito a condividere il video, a lasciare un mi piace, a iscrivervi se non l'avete ancora fatto e ad attivare la campanellina. Per oggi è tutto, un saluto e al prossimo video. Ciao!